Radio Radicale, siamo con Marco Rizzo del Partito Comunista per parlare, diciamo, di questa sia questa svolta renziana all'interno della maggioranza, ma anche di quello che accadrà in Umbria, dove oggi c'è un voto diciamo sul Movimento 5 Stelle che dovrà decidere questa svolta civica. Lei cosa ne pensa di questa trasformazione politica del Movimento 5 Stelle, soprattutto in Umbria, e di questo cambio di alleanza? Beh, è un elemento del trasformismo italiano, però certamente molto accentuato. Nel passato si diceva io con quello non ci andrò mai, e poi 3, 4, 5 anni dopo magari li vedevi a braccetto. Questi se ne sono date fino alla sera prima, fino al giorno prima, se ne sono dette di tutti i colori, mai col PD, quelli di Bibbiano, mai con questi, insomma se ne sono dette di tutti i colori e adesso stanno assieme. Perché? 5 Stelle dice di non essere né di destra né di sinistra. Io ho l'impressione, non l'elettorato, che l'elettorato forse è fino alla parte migliore del paese, però sono i dirigenti, sono Franza Spagna purché se magna, questo è il meccanismo. Sono pronti a fare qualunque giravolta, anche nelle cose che hanno promesso gli elettori, che in larga parte erano giuste, se pensiamo alle spese militari, gli F-35, se pensiamo all'ILVA, se pensiamo alle concessioni autostradali. Le concessioni autostradali Toninelli, 10 giorni prima della crisi di governo, le ha date a Toto, che è il concessionario per le autostrade abruzzesi. Quindi dicono una cosa e fanno esattamente il contrario. E questo è un problema grave. Dal punto di vista politico, invece, questo governo, come dire, è un governo dei poteri forti. Anche qua non è mai successo. Nel passato, il ministro della difesa, per essere ministro della difesa in Italia, deve avere l'ok del Dipartimento di Stato americano. Non è una norma scritta, non c'è scritto da nessuna parte. Ma se arrivo io a fare il ministro della difesa, non mi danno l'ok del Dipartimento di Stato americano, perché il ministro della difesa deve stare dentro. Non solo, forse non la fanno anche entrare negli, esatto, Stati Uniti, perché è iscritto al Partito Comunista. No, questa era una volta, però. Ah, comunque, no, è cambiata? Boh, non so, mi dicono che sia cambiata. Detto questo, il problema è un altro. Il problema è che una volta facevano queste cose e non le dicevano. Oggi il presidente Trump ha fatto l'endorsement, si dice così, no? Verso il governo, verso Conte. Bill Gates, che forse è più importante di Trump, ha fatto l'endorsement verso il governo. Moscovici. Juncker, che è il presidente uscente della Commissione europea, ha detto una cosa gravissima. Ha detto: faremo fare a Conte quello che abbiamo fatto fare a Tsipras. Come dire che sono delle marionette nelle mani di questi poteri. La signora Lagarde ha fatto una cosa ancora peggiore. Prima che ci fosse la designazione del ministro dell'economia, il governo stava per partire, lei ha dato indicazione su chi doveva essere il ministro dell'economia. La signora Lagarde è presidente entrante della Banca Centrale Europea e uscente del Fondo Monetario Internazionale. Questi signori e signore, perché poi siano donne o uomini non ce ne frega niente, fanno le stesse cose, stanno dentro degli hotel con le porte girevoli, no? Escono da una parte, entrano dall'altra. Quindi, insomma, però queste cose sono state dette nei confronti del governo italiano. Cioè non c'è neanche più la parvenza. Una volta c'era la parvenza, potevi dire siete servi di, ma non c'erano le prove. Adesso le prove ci sono, lo dicono apertamente. Hanno un tale potere che possono essere addirittura strafottenti. Questo è il governo più ostile ai lavoratori. Per questo motivo noi, comunisti, da questa parte, non dalla parte di Salvini, che insomma non ha dato grandi, diciamo così, anche capacità tattiche di movimento, ma da questa parte noi faremo una manifestazione contro questo governo, perché è il peggiore per le classi lavoratrici. Le cose peggiori per i lavoratori le ha fatte la sinistra, ricordate? E sabato 5 ottobre a Piazza Santi Apostoli faremo una grande manifestazione di popolo contro questo governo. Quelli di sinistra che pensano che questo governo fa schifo, certo, e insomma ci sono tutte le premesse, vengano con noi. Senta, lei nel 98 è stato alleato di D'Alema. Allora, cosa ne pensa del fatto che D'Alema abbia dato un endorsement a Conte e si dice anche addirittura, non so se sia vero, non lo so, che abbia, si sia sentito addirittura con Casaleggio? Come dire... Con D'Alema siamo stati anche nel Partito Comunista. Il problema è che se qualcuno resta coerente, qualcuno resta un po' meno. Io ero comunista, sono rimasto comunista e sarò comunista. Qua c'è gente che si è addirittura pentita di essere comunisti, non si capisce cosa. Fassino, no? Mi pare, Veltroni, hanno detto che non erano mai stati comunisti. Sì. E cos'erano? E chi li aveva messi lì?
Cioè, c'è l'idea di una sinistra davvero che rincorre le banche, che rincorre i poteri forti, è la sinistra della ZTL, è la sinistra che fa sì che la Lega faccia il pieno nei quartieri popolari. Ecco, noi questa a noi questa cosa non va bene. Certo. Senta, ci vuole dire che candidate voi in Umbria? È una storia molto significativa, voi non correte con, adesso non si sa che cosa fa il centro-sinistra, ma, però ma voi non vi interessa. Sono certo che il Movimento 5 Stelle andrà col centro-sinistra, ma se l'impostazione è Francia, Spagna, Borghese Magna, è certo. Chiaro che vanno lì, quindi tutte queste votazioni sono delle finzioni, che hanno tra l'altro dal punto di vista democratico una scarsa forza. Certo. Ecco. Detto questo, noi in Umbria presentiamo un operaio che era un funzionario della CGIL. Voi sapete che in Umbria c'è stato un grande scandalo con Corsopoli che ha travolto il Partito Democratico, tant'è che si sono arrivate le elezioni anticipate, questo nostro funzionario della CGIL, compagno, ha detto ma la CGIL non dice nulla su questo scandalo vergognoso di Corsopoli? E la CGIL ha pensato bene di, tra virgolette, di inquisirlo nella magistratura interna della CGIL e lui li ha mandati a quel paese, ha detto io torno a lavorare in fabbrica, mica ho paura di sporcarmi la mano, e da 6 mesi sta lavorando in fabbrica. Noi abbiamo scelto volutamente un operaio con gli attributi, si chiama Rossano Rubicondi, che sarà il nostro candidato presidente in Umbria con la lista del Partito Comunista. I sondaggi sono interessanti. Il 4%? Sì, potrebbe essere una sorpresa, pare che molti stiano tremando, bene che sia così. Bene, la ringrazio il compagno Marco Rizzo del Partito Comunista.